Sindaco, come stiamo affrontando questa coronavirus dopo il tampone fatto lì al dottor Piero Malli? Stiamo affrontando con la massima responsabilità e con la determinazione che un sindaco in questi momenti di difficoltà per la propria città deve avere. Siamo qua e cerchiamo di accogliere i cittadini, siamo in stretto contatto col Dipartimento Prevenzione che ha individuato dei soggetti potenzialmente a rischio per i quali è necessario fare un tampone e lo stiamo facendo in questa struttura. Siamo fiduciosi e speriamo di scongiurare il peggio. Ecco, quanti tamponi sono stati fatti? Stamattina abbiamo fatto intorno a 20 tamponi. Ma in tutto, da quando è seduta questa tenda, quanto l'abbiamo fatto? La tenda è stamattina è stata installata, quindi ancora è in itinere. Siamo in contatto quotidiano, anzi costante, con la dottoressa Arcuri, che ringrazio, e assieme a loro stiamo lavorando per individuare i soggetti che sono stati a contatto con il dottore Piero Malli e per i quali è necessario procedere a questa verifica. Un medico con tanti pazienti, c'è il rischio che ci siano altri contagiati, secondo lei? Il rischio potenziale c'è, noi speriamo che sia solo potenziale e che sia poi in qualche modo scongiurato dall'esito dei tamponi. Quali sono le prevenzioni che avete fatto, sindaco? Le ordinanze? Le ordinanze sono sostanzialmente quelle che hanno fatto tutti i sindaci della Calabria e ci sono quelle indicateci anche dal Ministero della Salute. Noi stiamo cercando di sensibilizzare la città a rimanere a casa, ad non avere contatti ravvicinati, ad indossare una mascherina, cioè tutto quello che serve e che è efficace per evitare che il virus possa galoppare anche nelle nostre città. Questa è una città dove ci sono parecchie extracomunitari, questi vengono monitorati? Sono monitorati dalle forze dell'ordine e dall'ASP e so anche che ci sono dei volontari che si stanno adoperando. Certamente loro sono monitorati, anche se oggettivamente dobbiamo registrare che i casi sin qui accertati non sono certamente dei migranti, ma sono dei nostri concittadini o dei concittadini della Piana.